era Don't Leave Me This Way, The Communards. Siamo qui per la quinta puntata di Operazione Nostalgia Musicale. Cominciamo quindi a tutta dance questa puntata di giovedì 12 marzo 2020. Sono le ore 15.05. Io sono Giuseppe Consoli e sono qui a Radio Mania per questa quinta puntata, come detto, di Operazione Nostalgia Musicale. Come sempre qui accanto a me, o meglio a un metro di distanza da me, considerando le varie emergenze, il nostro ospite fisso Gianni Molisina. Buongiorno ragazzi, rispettiamo le regole imposte dai politici e dagli scienziati. Rispettiamo tutte le regole, perché altrimenti purtroppo i contagi rischiano comunque di aumentare. E allora, in regia come sempre abbiamo il fido Gabriel Lazar. Ciao a tutti. Alle telecamere Leonardo Palone, per conto di Telecountry News di Filippo Bernoni. Ciao a tutti. E su Telecountry News potrete trovare tutte le puntate delle stagioni 2019 e 2020 di Operazione Nostalgia Musicale registrate finora. Detto questo, quindi torniamo a parlare di musica e torniamo a far parlare la musica con la prima delle rubriche di questa puntata, ovvero accadde questa settimana nella musica. Perché il 9 marzo del 1997 moriva una leggenda del rap internazionale. Stiamo parlando di Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. che moriva a Los Angeles in una sparatoria. Noi lo andiamo ad omaggiare ascoltandoci un suo classico, ovvero Juicy, Notorious B.I.G. E questa era Juicy, Notorious B.I.G., un po' di rap USA, di rap veramente veramente vecchia scuola. E ora andiamo nel 1990, anzi in realtà andiamo nel 2019, perché ora è il turno di ONM Story. ONM Story è praticamente un po' la rubrica dedicata alla storia di Operazione Nostalgia Musicale. Nella quinta puntata del 2017, era senza ospiti, mentre invece la quinta del 2018, della seconda edizione, ha visto come ospite in collegamento telefonico Beatrice Chimenti, giovane cantatrice romana che in quell'anno pubblicò un brano che è entrato a far parte della colonna sonora della fiction Immaturi di Canale 5, che è un po' uno spin-off dell'omonimo film. E nel 2019 invece è stata ospite qui in collegamento telefonico Nicla, cantante napoletana, Alessandra Barca è il suo vero nome, che è stata in collegamento telefonico nel 2002, divenne nota per la sua partecipazione al Festival Bar con il brano Il mio cuore protesta. E nella quinta puntata del 2019, tra i brani che abbiamo ascoltato, c'era proprio questo classico che stiamo per ascoltare del 1990, ecco perché ho detto andiamo nel 1990. Un brano che compie 30 anni esatti, perché si sta festeggiando il trentennale dell'album di cui questo disco fa parte, un album che ha fatto la storia dell'alternative rock, che è Violator, Depeche Mode con Enjoy the Silence. E questa era Enjoy the Silence, i Depeche Mode. Andiamo adesso in pubblicità e dopo la pubblicità ci ascoltiamo un brano del 1995. Il periodo che va tra il 1993 e il 1995 è stato considerato da molti l'era Cecchetto, perché Claudio Cecchetto faceva incetta in quel periodo di talenti scoperti e aveva creato una vera e propria lobby di artisti che venivano fortemente spinti in tutte le radio, in tutte le televisioni. Un gruppo su tutti, gli 883, era praticamente ovunque in quegli anni, hanno segnato un'epoca. E uno dei brani che stiamo per andare ad ascoltare, proprio adesso, dopo la pubblicità, è una canzone d'amore del 1995. 883. E questa era una canzone d'amore degli 883. Rimaniamo in Italia perché adesso è arrivato il momento di annunciarvi l'ospite di questa puntata numero 5 di Operazione Nostalgia Musicale. Allora, lui è un cantante, musicista e anche scopritore di talenti, e oggi è anche una parte importante di una casa discografica. E udite udite, è stato uno dei primi scopritori di niente poco di meno che Lucio Battisti, oltre che essere uno dei volti principali di uno dei complessi di maggior successo in Italia del periodo anni 50-60, che sono i Campioni. Signore e signori, a Operazione Nostalgia Musicale, Robby Matano. Robby? Ciao a tutti. Buon pomeriggio, come stai innanzitutto? Bene, vorrei fare subito una precisazione. Fai una precisazione, dai. Allora, tu hai detto che è uno dei tanti scopritori Lucio Battisti.
ce n'è uno solo che sono io, e quindi ci tengo molto a questo, perché di scopritori di Battisti ce ne sono almeno una ventina. Ma lui, ma tu quindi, sei stato il primo? No, il primo, l'unico, perché poi dopo è bello dire l'ho trovato, certo, ma nessuno sa quello che io ho dovuto fare prima. Roby, scusa, ciao, sono Gianni. Guarda che l'abbiamo... Ciao Gianni. Ciao bello. Guarda che l'abbiamo già detto in radio, e tu hai prelevato Lucio Battisti, quindicenne, non era quindicenne. Hai prelevato dalla madre che lui aveva 15 anni e ti ha firmato. No, guarda, non confondiamo. Ma io l'ho letto nel tuo libro, No, ma non è scritto quello, scusami. E allora ho interpretato male io, allora, scusa. Allora, innanzitutto non aveva 15 anni, ma ne aveva 20, e allora era minorenne. Appunto, era prima minorenne però, sì. Quello sì. Sì, era minorenne perché si diventava a 21 anni, sì. Maggiorenne a 21 anni, quindi questa è la prima cosa. Sì. L'altra cosa è che quando io l'ho... prelevato. Trovato in una... Poggio Bustone. No, l'ho prelevato, non prelevato. Lui suonava in un'orchestra dove noi eravamo l'attrazione, e questa orchestra faceva l'apertura. La spalla. E in questa orchestra c'era un chitarrista che era Lucio Battisti. Okay. Quindi non è una favola, è la realtà, è questa qui. Poi gli ho proposto di entrare nel mio gruppo di campioni, lui ha accettato, però c'era il problema che era minorenne. E allora, siccome io sono romano, come molti sanno... Robè? Robè, se non sbaglio. Sì, a Robè, Robè. Comunque... La famosa frase. Dato che era minorenne, i genitori di Lucio se si dovevano assicurare con chi andava in giro poi per l'Europa, e allora sono venuti a casa mia, a casa dei miei genitori, è venuta la mamma di Lucio a conoscere me e soprattutto la famiglia da cui venivo. Dopodiché abbiamo fatto l'accordo e Lucio è partito con me il primo dicembre del 1963. Alla Rupe Tarpea di Roma, in via Veneto, Lucio Battisti ha incominciato a suonare con i campioni. Va bene? L'avrò detto cento volte, ma tutti si inventano le cose, o non capiscono, o non ho capito perché. Vabbè, comunque la storia è questa. Guarda Roby, in realtà prima nella presentazione non ho detto che tu sei stato uno dei tanti scopritori di Lucio Battisti, ho detto che tra i tanti talenti che tu hai scoperto c'è stato Lucio Battisti, ma non so se ricordo male io. Vabbè, comunque siccome sto venendo da tutta una storia di questi giorni, e quindi sono abbastanza, scusatemi, ma non polemico, ma abbastanza deluso di come sempre funzionano le cose. Io ho partecipato a una trasmissione che doveva andare in onda, è stata annullata, in cui io ho raccontato quello che sto raccontando a voi, l'ho raccontato per l'ennesima volta, però tutti fanno finta di poi di inventarsi delle cose. Non mi sembra scoprire comunque a certi comunque retroscene importanti sul mondo della musica italiana, e qui comunque c'è spazio comunque per sapere le varie storie dei vari musicisti. Sì, fatemi anche qualche domanda, io vi... Sì, in realtà ce l'avevo già pronta. Allora, in realtà ti volevo chiedere del tuo rapporto con Lucio Battisti, ma tu ci hai raccontato comunque tutta la storia, quindi alla fine ci hai anticipato. E adesso volevo chiederti una domanda riguardo come è nato il gruppo I Campioni, e quindi diciamo un po' un percorso riguardante la tua carriera in questo gruppo. Sì, innanzitutto che i Campioni sono nati dalla fusione, erano tutti milanesi, c'era un gruppo che si chiamava Rocky Mountains All Time Stompers, che facevano un genere country western a Milano. E da questo gruppo poi, in cui faceva parte anche Giorgio Gaber,
il gruppo si è diviso in due tronconi, in uno che faceva parte di Bruno De Filippi, che è stato poi l'autore di Intarella di Luna. Ma sabato sera ti porto a ballare, ti potrò baciare, quello Bruno De Filippi. No, Tintarella di Luna è un'altra cosa. No, Tintarella di Luna. Ma sabato sera, quello lì, lunedì, martedì, di riporto. No. Ah, non era quello Bruno De Filippi? No, Bruno De Filippi è l'autore, è il chitarrista dei Campioni. Ah, ha cambiato. Però il cognome era uguale, ti ricordi Bruno De Filippi? Sì, i cognomi ce ne sono tanti uguali. È vero, scusa. Allora, volevo raccontarvi brevemente i Campioni, chi erano. Allora, da questo gruppo i Rocky Mountain si sono divisi in due e uno si sono poi dati il nome di Campioni. Hanno preso un ragazzo che cantava e si chiamava Tony Dallara, si chiama Tony Dallara, mio amico. Grandissimo Tony. Con Tony Dallara hanno fatto uno dei più grandi successi di allora, che era Come Prima. Ah, Come Prima. Poi Tony Dallara è andato militare. I Campioni sono venuti a Roma e a Roma cercavano un cantante che sostituisse Tony Dallara. Hanno saputo che c'era un certo Roby Matano che cantava nei Night e una sera sono venuti nel Night dove io cantavo e mi hanno proposto di entrare nei Campioni e da lì è iniziata la storia. E parlo dell'ottobre 1958. Da allora poi io sono diventato il leader dei Campioni, abbiamo fatto la prima versione di Intarella di Luna, è stata incisa da me e poi è stata portata al successo da Mina e dopo da che ti... aspettate quando Mina. Io allora noi eravamo a Ischia e eravamo con Mina nei due locali diversi, però eravamo amici. E lei continuava a chiedermi di questa canzone, come mai fa così, così, dammela anche a me. Nel frattempo io l'ho incisa con i Campioni e dopo che l'abbiamo, siamo usciti noi, eravamo da 9 settimane primi in classifica, però poi l'ha incisa Mina col successo che tutti sapete. Certo. Ma la versione originale è cantata da me. E Mina a quel periodo si faceva chiamare Baby Kate, mi sembra. No, allora si chiamava Giammina. Ah, Giammina, allora era passato altro tempo. Comunque, il fidanzatino di Mina, chi era? Vediamo se te lo ricordi, fidanzatino così, primo. Un grande cantante che non se ne è parlato più, peccato. Achille Togliani. Ah, no, non mi risulta proprio. A me mi risulta. Vabbè, comunque, modo. Guarda, non stiamo qui a fare pettegolezze. Esattamente, concordo pienamente. Su questo sono d'accordo. Allora, torniamo quindi a lasciar parlare la musica. Allora, tu comunque ci hai parlato comunque del tuo inizio musicale nei Night, quindi tu praticamente vieni dal mondo del jazz. Esatto. E ho letto, diciamo, in alcuni tuoi articoli e interviste che tu hai lasciato la scuola per dedicarti alla musica e al jazz. Parlaci quindi di come ti sei avvicinato alla musica in generale. Allora, io mi sono avvicinato alla musica perché mio padre era un violinista, voleva iscrivermi all'Accademia di Santa Cecilia a Roma perché voleva che diventassi un musicista di quelli classici. Invece io, siccome allora, essendo ragazzi, insomma, si cominciava a sentire Elvis Presley e compagnia, e quindi alla fine mi sono buttato da quella parte e in un posto a Roma che adesso non c'è più, che era la Galleria Colonna, dove c'era il raduno di tutti i musicisti, impresari, eccetera, che avveniva tutti i giorni intorno alle 11 fino alle 3 o 4 del pomeriggio, dove si formavano orchestre, si formavano compagnie, si formava, era un po' una specie di mercato. Scusa Roby, adesso si chiama Galleria Alberto Sordi, mi sembra. Esatto, sì. È quella galleria lì. Bellissima. Allora, infatti veniva anche Alberto Sordi, frequentava anche lui.
Da lì sono stato ingaggiato da un appunto un jazzista che era Carlo Loffredo, che era un grande musicista, che faceva dei gruppi di ragazzi per farli suonare delle feste. E da lì ho iniziato, poi dopo naturalmente è inutile vi racconto tutto il resto della storia perché ce l'ha già raccontata. Per quanto riguarda il jazz, sono stato 2 anni con Dora Mucciomeci, una delle più grandi pianiste jazz italiane, che purtroppo adesso non c'è più. Un pezzo di storia sì. Del jazz. Adesso ci andiamo ad ascoltare I Campioni con Mr. Wonderful e poi torniamo in collegamento telefonico con Robby Matano. E questa era Mr. Wonderful, I Campioni, la prima canzone di questo gruppo di cui Robby Matano è stato il leader. Allora, come è nata l'ispirazione per questo pezzo? L'ispirazione è nata perché quando io sono entrato con I Campioni, avendo avuto notizie che mi occupavo, frequentavo molto le canzoni americane, jazz e compagnia, e questa canzone qui, che era Mr. Wonderful, era la colonna sonora di una operetta americana di cui interprete era Sammy Davis Jr. E noi abbiamo fatto la versione italiana, che poi ho presentato al musichiere, che se qualcuno si ricorderà, il musichiere, la trasmissione di Mario Riva. Infatti ti stavo proprio per chiedere questa cosa. Parlaci della vostra esperienza al musichiere, che è stato un programma rivoluzionario per il mondo della musica in Italia. Ah, certamente, anche perché si cantava dal vivo, si suonava, non c'erano le basi, non c'era il playback. No, assolutamente no. Allora, io quella volta lì racconto questo aneddoto. Io ero il primo che usciva dal jukebox, perché I Campioni accompagnavano tutti, c'era Mina, c'era Celentano, Gio Sentieri, Jenny Luna, Giorgio Gaber, eccetera. Eravamo tanti, 10 mi ricordo, credo, e io ero arrivato alle prove leggermente in ritardo, e quindi non volevano farmi cantare perché non avevo provato. Allora sono andato da Mario Riva, che era una parte un grande artista ma anche una bravissima persona, e sono andato a lamentarmi da Mario Riva perché ho detto: io sono arrivato in ritardo, non vogliono farmi cantare perché non ho fatto le prove. E Mario Riva mi fa: ma tu te la senti di cantare? Io, certo me la sento. Mi fa: allora tu c'hai l'aria sveglia, va bene, chiama il regista e gli dice di fare, devo cantare. E allora mi fanno vedere il percorso sul pavimento, c'era un percorso col gesso, un'indicazione per vedere i passi che dovevo fare per arrivare davanti al microfono. E mi hanno detto: la senti di farlo in diretta? Certo, e così ho fatto, e così ho cantato Mr. Wonderful. Ed è stato un successone, tra l'altro. Sì. Abbiamo fatto proprio veramente un grande successo, quindi. Beh, comunque sono delle grandi soddisfazioni. Oggi tu gestisci una casa discografica, la SAAR. Che consiglio daresti a un giovane artista che magari si avvicina alla casa discografica per comunque spiccare il volo nel mondo della musica? Innanzitutto, quello che io consiglio a tutti, occupandomi da sempre dei giovani, e ne ho fatti tanti, soprattutto la mia soddisfazione è di non aver mai illuso nessuno. Ed è perché giusto che sia così. Quello che io dico ai giovani: non aspettatevi, io infatti sconsiglio sempre di fare i talent, perché i talent rovinano chi veramente vuole fare l'artista e ha la vocazione dell'artista. Tutto può fare, secondo me, non arrivare lì su un palco davanti al pubblico, alla televisione, gloria, il giorno dopo non lo guarda più nessuno. Beh, diciamo, non è sempre così, però diciamo che al 99% è così.
Beh, questo sì. Robby, senti, io non voglio fare polemica, però diciamolo pure che alcune canzoni fatte da te e da Lucio, dopo un signore, che non dico il nome, l'ha prese, l'ha modificato qualche parola e dopo l'ha vendute per sue. Diciamolo pure. E tu sai a chi mi rivolgo? Sì, ma guarda, Gianni, questa storia ormai è una cosa, prima non di tutto è passata, però è verità, hai capito? No, non è che è passata, è che io siccome sono uno che non sgomita, come sapete, sei un pacifista, ho capito. Quindi la colpa prima di tutto è mia, perché io con l'entusiasmo che avevo di aver finalmente fatto il contratto, perché il primo contratto di Lucio l'ho fatto io, e quindi era per la gioia, avevo penato più di un anno a girare tutte le case discografiche e non lo voleva nessuno. Ma sì, perché quando... lui aveva la pretesa di voler cantare, invece le case discografiche non è io questo. L'ho letto tutte queste cose. Sì, ma dopo, il fatto che voleva cantare è stato dopo. Ah, è stato ancora dopo. Sì, ma le case discografiche gli rifiutavano i contratti perché lui aveva la presunzione di cantare, invece le case discografiche lo volevano solo come autore. Come autore? Come autore. Ah no, allora non confondiamo, per piacere. Allora, io l'ho proposto come autore, al cantare non ci si pensava neanche, perché era un'epoca in cui uno che cantava come lui veniva scartato, va bene? Quindi il contratto che io ho fatto, il primo e poi quelli successivi, ho fatto sempre come autore e gli ho detto: di te si accorgeranno che canti in questo modo quando ti sentiranno proporre le tue canzoni agli altri artisti. E così è successo. Quindi l'ho raccontato abbastanza bene, però vabbè, comunque il discorso è questo: siccome non lo voleva nessuno, alla fine quando ho fatto il primo contratto ero talmente contento che non mi sono preoccupato di depositare anch'io alla SIAE le canzoni. E hai fatto bene. Eh? E hai fatto benissimo. Sì, guarda, mi sono dato una coltellata da solo. diciamo non, tu chiaramente non potevi aspettarti magari quello che poi sarebbe successo, ma direi di passare comunque ad altri argomenti, altrimenti inizia una polemica che non finisce più. Assolutamente, guarda. Quindi passiamo all'ultima domanda di questa intervista. Progetti futuri? Progetti futuri sono sempre quelli. Adesso mi sto occupando di altri artisti, sto collaborando con un'altra casa discografica nuova, sì, giovani che l'hanno costituita, e quindi adesso tutte le mie energie sono rivolte verso questa casa discografica che si chiama MPC. E allora ti facciamo il nostro più grande in bocca al lupo per questa nuova avventura. Un'ultima cosa ti voglio dire, ma tu mi avevi accennato che Rai 3 stava preparando un programma sulla tua vita di campione, diciamo, dei complessi. Allora, la Rai 3, l'ho detto poco fa. Ah, la scartata. È la storia che abbiamo parlato del fatto che capito, prima il che programma stato per è stato virus. annullato. E questo periodo non si sa perché. Molti programmi vengono annullati in questo periodo. Non si sa perché, ma io al programma ho partecipato nel mese di novembre scorso. E lo sai perché? Perché i programmi col pubblico la RAI in questo momento li sta vietando. No, ma non è col pubblico. Ah, non era col pubblico. Ma no, è uno special. Sarebbe andato in onda in prima serata, dedicato a Lucio Battisti, che si chiama Il Solito Battisti. Ma infatti concordo con Gianni, molto probabile magari che Rai 3 lo ripesca e andrà in onda riusciremo comunque ad ascoltare in più persone comunque questi aneddoti, perché comunque è una vetrina importante. Robby, grazie di tutto, grazie per essere stato qui con noi in collegamento telefonico.
Grazie a voi, saluti a tutti. È stato un grande piacere, tantissimi saluti anche a te. E adesso noi ci andiamo ad ascoltare i campioni con Io sono il vento. Allora, a quell'epoca lì esisteva anche una rivista che si chiamava Il Musichiere. Come il programma? Sì, e ogni puntata mettevano una canzone di uno di quelli che avevano partecipato al Musichiere. Infatti il disco si chiama Il Musichiere. E questa è Io sono il vento, allora. Sì, per noi era stato scelto Io sono il vento. Bene, e allora adesso ce l'andiamo ad ascoltare e ringraziamo ancora una volta Robby Matano per essere stato qui con noi. Grazie di cuore. E questa era Io sono il vento, i campioni. Grazie ancora a Robby Matano per essere stato nostro ospite qui con noi in collegamento telefonico e per gli aneddoti interessanti sulla sua carriera musicale come cantante e come scopritore di talenti. E a proposito di Lucio Battisti, Lucio Battisti sarà uno dei quattro cantanti facenti parte della del prossimo girone della Coppa Operazione Nostalgia Musicale. Il girone E, di cui le quattro canzoni in gara, ce le andiamo ad ascoltare dopo la pubblicità e vi annuncio che anche questo sarà un bel girone di ferro con un brano che rappresenta gli anni 60, un brano che rappresenta gli anni 90, uno che rappresenta i 2000 e uno gli 80. Praticamente mancano gli anni 70 e stiamo a posto. Dopo la pubblicità, girone E! Girone E della Coppa Operazione Nostalgia Musicale, come ripetiamo già più volte, è una coppa dedicata quest'anno alla storia del Festival di Sanremo. A comporre questo girone abbiamo Lucio Battisti con Un'avventura, Neck con Laura non c'è, Samuele Bersani con Replay e Alice con Per Elisa. Per votare le varie canzoni ci sono diverse modalità: 392-882-0882 il WhatsApp di Radio Mania. Ci sono poi diverse altre modalità tramite i canali social di Operazione Nostalgia Musicale, commenti su Instagram e Facebook, sulle pagine Instagram e Facebook, oppure nelle storie Instagram della pagina di Operazione Nostalgia Musicale, per dare la vostra votazione e stabilire quali saranno i due brani che accederanno agli ottavi di finale. Intanto vi diciamo che nel girone D hanno passato il turno Fiorella Mannoia con Quello che le donne non dicono e, a sorpresa, Francesco Renga con Angelo. Mentre invece nel girone D2, quello dedicato agli ospiti internazionali del Festival di Sanremo che si svolge solo via social, passano il turno Whitney Houston con All At Once e Cher con Believe. Gianni, prima di recitarci la prossima poesia, allora, anziché, in realtà tu non mi sa che non hai una poesia questa volta, secondo te chi passerà questo girone? Mi dici i nomi per favore. Lucio Battisti con Un'avventura. Lucio Battisti sicuro. Neck con Laura non c'è. E poi? Samuele Bersani con Replay. E Neck. E Alice con Per Elisa. Ah no, allora Battisti e Alice. Battisti dici? E Elisa, sì, sicuro. Io invece dico Battisti e Neck. Benissimo, vediamo chi la spunta. Beh, l'altra volta però diciamo una qualificata l'ho azzeccata io e una tu. Io ho azzeccato la Mannoia e tu hai azzeccato Renga. Ah, visto, siamo pari allora. Mentre la Pausini clamorosamente non è passata e nemmeno Britti. Benissimo, allora andiamo avanti. Andiamo avanti e adesso è arrivato il momento del nostro Gianni Molisina. Allora, da un po' di giorni alcuni politici ci insegnano a comportarci in un modo per poter sconfiggere questa coronavirus. Di conseguenza, pure io mi permetto di darvi alcuni consigli per vivere una vita serena e tranquilla. Allora, quando dici mi dispiace, guarda la persona negli occhi. Non ridere mai dei sogni degli altri. Ama profondamente ed appassionatamente. Puoi ferirti, ma è la sola maniera di vivere la vita completamente. Parla lentamente, ma pensa velocemente. Quando qualcuno ti fa una domanda alla quale non vuoi rispondere, sorridi e chiedi perché lo vuoi sapere. Quando perdi, non perdere la lezione. Ricorda le tre R: rispetto per se stessi, rispetto per gli altri e responsabilità di tutte le tue azioni. Ogni tanto stai da solo. Ricorda che il silenzio è qualche volta la risposta migliore.
condividi la tua conoscenza è una maniera per ottenere l'immortalità. Non interrompere mai quando ti stanno adulando. Non rifarti, non fidarti di una donna che non chiude gli occhi quando ti bacia. Se ti fai un sacco di soldi, usali per aiutare gli altri. E la tua vita è questa è una grossa soddisfazione data dalla ricchezza. Ricorda che non ottenere quello che vuoi a volte è un colpo di fortuna. Ultimo consiglio, ricorda che il tuo carattere è il tuo destino. Grazie. Grazie a te per averci dato queste comunque perle di saggezza anche per combattere questi giorni tristi e io, anzi tutti noi, siamo sicuri che ce la faremo a passare questi giorni di grande difficoltà come d'altronde tutta l'Italia e noi ce l'auguriamo con tutto il cuore. E detto questo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata in onda giovedì 19 marzo 2020, quindi festeggeremo anche San Giuseppe con la nostra musica di Operazione Nostalgia Musicale di Radio Mania 88.2, oltre che la festa del papà. Ringraziamo Gianni Molisina per essere stato anche oggi nostro ospite fisso. Grazie a voi. Gabriel Lazzar in regia. Ciao. Alle telecamere Leonardo Palone, coadiuvato da Telecount News di Filippo Bernoni, su cui troverete tutte le puntate di Operazione Nostalgia Musicale del 2019 e 2020. Grazie a Robby Matano per essere stato qui con noi oggi in collegamento telefonico. Io sono Giuseppe Consoli e Operazione Nostalgia Musicale vi dà appuntamento alla prossima puntata giovedì 19 marzo 2020, sempre alle ore 15 su Radio Mania 88.2. E prima di ascoltarci l'ultima canzone volevamo dare un avviso, ovvero che è nato un nuovo progetto di Operazione Nostalgia Musicale su Instagram che si chiama La Musica Unisce gli Studenti. Se voi fate parte, se voi frequentate le scuole oppure magari frequentate anche l'università, siete benvenuti in questa pagina perché ci saranno tante 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 belle sorprese per voi e tante attività a distanza per voi. E chiudiamo con i Talk Talk Such a Shame.